Non so se vi ricordate, la settimana scorsa ci eravamo lasciati con una mezza novità che si è avverata. La faccio vedere meglio. Ed eccoci a questo unboxing. Unboxing super speciale, quindi andiamo subito ad aprire la nostra box. Bang! Signore e signori, questa è l'ultima novità di Nike, l'Air Max 720. Nike è impazzita. Dopo la realizzazione dell'Air Max 270, Nike ha deciso di creare qualcosa di ancora più grande e renderlo presente su quasi tutta la scarpa. Se non tutta, in quanto nella parte finale non ci dovrebbe essere, come possiamo vedere. L'Air Max 720 è una scarpa che può essere definita futuristica, un design molto molto spaziale, che può personalmente ricordare quello che può essere il futurismo che fu lanciato nel 97 per l'Air Max 97 o la Silver Bullet. Il design della scarpa stessa è molto particolare, in quanto la bolla Air va oltre quello che è la fine della scarpa. Abbiamo un bel rinforzo proprio sul tallone, lo si sente? La tomaia è tutta in materiale sintetico con degli inserimenti in TPU. La scarpa è dotata di sistema di ammortizzazione Air, quindi risulta molto, molto comoda. E per gli amanti dell'Air, questa scarpa non può essere che una comodità conosciuta, resa ancora più comoda dalla sua grandezza. Quindi più grande è più comoda dovrebbe essere. Diciamo dovrebbe, perché ora è il momento di andare a provare e vedere le sensazioni on feet. Let's go! Dalla prova, quindi dall'on feet, devo dire che azzardo, questa è la scarpa più comoda che ho mai provato. La presenza dell'air, dell'air che è molto grande, enorme, dà una bella spinta a quella che è la postura, la schiena, e dà un ottimo senso di comfort, di comodità. Onestamente all'inizio mi sentivo leggermente perplesso sul fatto che, ok, la bolla è enorme, però non so quanto potrebbe essere comoda, ma mi sono sbagliato. Ne ho provate tante di scarpe, da quelle più basse a quelle più alte, come suola e ammortizzazione, e questa qua sicuramente è nella top 3. Forse il fatto che la bolla Air è troppo alta tende a spingere il piede in avanti, quindi quando la provate cercate sempre di vedere quanto spazio c'è dietro, perché nella prova ho scoperto che anche se sentivo il piede leggermente verso la punta, e questa qua è la mia taglia, quindi taglia precisa, dietro c'era dello spazio. Quindi bisogna solo fare attenzione a questo dettaglio, che potrebbe all'inizio farla risultare piccola, nel senso no piccola, dare un certo fastidio davanti, ma in realtà è una cosa naturale in quanto c'è la spinta. E prendere forse una taglia in più di questa scarpa potrebbe distruggere il tutto, in quanto potrebbe essere troppo grande. Una taglia in meno sicuramente no, forse mezza taglia in più per chi ha il collo piede un poco più alto, un poco più largo, perché la forma della scarpa, seppur sembra essere comunque materiale elastico, della scarpa comunque cede. Se si ha la pianta larga è sempre forse meglio esagerare di mezzo punto, non troppo. Va bene sia su un pantalone che scende largo, come possiamo vedere dal video, sia un pantalone leggermente più stretto. Il colore triple black ovviamente si sposa benissimo su tutto, non c'è niente da dire al riguardo. La comodità ci siamo, l'abbiamo già detto, la scarpa è questa, un capolavoro. Questo è l'unboxing della settimana. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, lasciateci un like, lasciateci un commento e ci vediamo la settimana prossima. Adios!